Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Il terzo appuntamento con C'è posta per te. Lascia spazio anche a momenti che rare volte si sono verificati sul piccolo schermo. Durante il racconto della seconda storia della puntata, ovvero quella che vede protagonista la giovane Carmen che vuole recuperare il rapporto con suo padre Luigi, la conduttrice lascia lo studio vuoto con gli ospiti in attesa del suo ritorno. Passano però dei minuti che sembrano interminabili. Ma come mai Maria ha lasciato lo studio? Dobbiamo però fare un passo indietro e sentire la storia di Carmen. Lei ha 19 anni e, accompagnata dal fidanzato, ha come suo obiettivo quello di recuperare il rapporto con il padre. I due si sono allontanati a causa di un cattivo rapporto tra i genitori, con ricorsi anche a vie legali. Ma cosa ha allontanato Carmen dal padre? Per capirlo, sentiamo l'inizio della lettera che legge Maria De Filippi al pubblico. Lui è andato via da casa ed è andato dalla nonna. All'inizio piangevo e mi disperavo, ma poi ho capito che lo potevo vedere quando volevo, mi chiamava. Io lo chiamavo. In seguito mamma e papà iniziano a litigare sempre di più. Litigano per gli alimenti, per me e mia sorella. E quindi noi due eravamo sempre in mezzo. Poi, 5 anni fa, Luigi si fidanza con Nunzia e tutto peggiora. Nunzia convince mio padre a bloccare il numero di mamma. E io mi sono trovata a fare le veci di mamma e dire a papà che doveva pagare gli alimenti. Tutto precipita quando tutti e tre si trovavano seduti in auto. Ad un certo punto Nunzia dice che avrebbe chiamato l'ex marito per chiedere il mantenimento del figlio. E così io ho detto in malo modo: ma perché tu impedisci a papà di parlare con mamma e invece tu puoi parlare con il tuo ex marito? Papà si arrabbia e mi disse di smettere di parlare così. Altrimenti mi avrebbe fatto uscire il sangue dal naso. Per Carmen era una semplice litigata, ma scopre che il padre aveva cambiato numero di telefono. Poi la mamma lo denuncia per i mancati alimenti. Poi Carmen aggiunge: mio padre non vuole più vedermi da 3 anni. Dice che ha solo un figlio e ha chiamato il mio fidanzato dicendogli che io e mia sorella dovremmo cambiare cognome. In studio l'uomo sembrava irremovibile e si era detto intenzionato a chiudere la busta e a non rivedere più sua figlia. Così, Maria De Filippi ha proposto a Luigi di riflettere qualche minuto e di allontanarsi dallo studio, lontano dalle telecamere, per poi rientrare e comunicare la sua decisione finale. La storia non sembra finire bene ed ecco che Maria De Filippi lascia lo studio per comunicare al papà Luigi un'informazione. In quel momento lo studio resta vuoto. Si sentono solo le voci della ragazza e del suo fidanzato ipotizzare sulla reazione dell'uomo. Una suspense che si interrompe solo quando Maria De Filippi rientra in studio con l'uomo che ha deciso di aprire la busta. Dopo questo chiarimento, quindi, si apre finalmente la busta con l'incontro finale tra Carmen e il suo papà. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.